Paradossi. È difficile definire che cosa sia un paradosso. Detto un po' alla buona, il paradosso accade quando uno si aspetta che le cose vadano in una direzione, abbiano una certa logica e invece si ritrova nella direzione opposta. Il paradosso è anche un urto, un cozzo, quando appunto proposizioni, verità, convinzioni cozzano fra di loro generando un effetto qualche volta ridicolo, qualche volta inquietante. Parliamo di paradossi. L'etimo è chiaro, para e doxa, due termini greci che significano il primo l'andare oltre opponendosi. Come quando dico parapsicologia, intendendo ciò che oltrepassa i limiti della psicologia scientifica e quindi si oppone alla psicologia come scienza, o come quando dico paranormale. Doxa non è l'opinione, ma non nel senso che possiamo intendere noi, figli di una civiltà in cui si dice che l'opinione è quello che uno dice, se non offende nessuno, è legittimato a dirla, quindi ciascuno ha le sue opinioni, come si suol dire. In realtà nella lingua greca, nonostante i filosofi abbiano sempre un po' denigrato il concetto di doxa, doxa non è la generica opinione, è l'opinione radicata, universalmente diffusa, simile a quello che noi chiameremmo il buon senso. Tant'è vero che poi nel termine doxa c'è l'idea dell'apparire in maniera clamorosa e evidente a tutti. Doxa significa anche gloria, splendore, nel senso anche teologico. Quindi il paradosso è ciò che urta, colpisce l'opinione comune, ciò che colpisce il buon senso e quindi lascia attoniti, esterrefatti, sorpresi, spiazzati. Ora, un po' paradossalmente, potremmo dire che i paradossi hanno una natura diversa, talora antitetica. Intendo dire che il paradosso non è solamente un effetto di spiazzamento, ma quando non è un paradosso banale, come quello che ho citato prima, che peraltro non è neppure esso banale, il paradosso apre sempre uno spiraglio su qualche cosa di inatteso. E quindi può essere paragonato anche ad una illuminazione, ad una apertura di significati e di verità che erano insospettate. Ma questo può avvenire, paradossalmente, in due direzioni antitetiche. Ci sono paradossi che aprono lo sguardo su verità più profonde, insospettate, inaudite, potremmo dire, rispetto al senso comune. I paradossi che invece aprono spiragli su errori tanto profondi quanto nascosti. E quindi il paradosso può rivelare queste due dimensioni così lontane fra di loro. E potremmo dire che queste sono due famiglie di paradossi discretamente distinti. Cercherò di darne una carrellata, sperando di non essere troppo pesante, ma aggiungo fin d'ora che esiste un terzo tipo di paradosso, quello con cui oggi siamo in qualche modo abituati a convivere con una certa familiarità. Il paradosso che apre uno squarcio importante, apre uno scenario importante, non su una generica verità o un errore, ma sulla natura dell'uomo che potremmo pensare paradossale. Questo direi è tipico della postmodernità. Il paradosso nei secoli passati era qualcosa di inquietante, qualcosa in qualche modo di disturbante. Oggi abbiamo un atteggiamento molto più accomodante e ammiccante nei confronti dei paradossi. Non ci inquietano, ci divertono, a volte in qualche modo ci spiazzano un pochino, ma siamo nella temperie culturale che chiamiamo di solito postmodernità, abbastanza abituati a pensare o comunque a convivere con il pensiero che
L'essere umano è paradossale per sua natura e quindi non ci può stupire più di tanto trovare un sacco di paradossi nella realtà umana. Questo è molto postmoderno, è molto nostro. Nella logica dei secoli passati tutto questo sarebbe sembrato sconcertante. Il paradosso che apre una verità inattesa, sorprendente, inaudita. Già nella filosofia antica questo paradosso era presente e riconosciuto. Ci sono alcuni pensatori che fin dall'antichità venivano classificati come paradossali. Il primo, forse, per certi aspetti, fu Socrate, noto per i suoi paradossi etici. Socrate, nella sua dialogicità, nel suo dialogare incessante con gli ateniesi, soleva tener fermi due principi fondamentali. Innanzitutto che è meglio subire un'ingiustizia che commetterla. E poi il paradosso per cui chi commette il male è ignorante, in quanto ignora che il male sia male e confonde il male con il bene. In realtà, dal punto di vista di Socrate, questi sono paradossi solo apparenti, nel senso che per Socrate subire un'ingiustizia significa essere danneggiati nel corpo, non nell'anima. Potremmo con una certa libertà dire nell'interiorità che noi siamo, mentre commettere un'ingiustizia significa rovinare, macchiare la nostra interiorità. Socrate parte dall'idea che la giustizia e l'armonia dell'anima siano il bene più profondo, di cui noi possiamo disporre. Gli altri non possono in alcun modo intaccare questo bene, solo noi lo possiamo fare, diventando ingiusti. Dunque, se gli altri sono ingiusti verso di noi, potremo anche soffrire, ma conservare nel contempo quella profonda armonia che è la giustizia dell'anima. Quindi il paradosso socratico apre questo scenario inatteso rispetto al senso comune. Ricordati, dice Socrate, che la felicità consiste nell'armonia profonda di cui tu puoi disporre in modo assoluto e totale, che puoi conquistare o perdere da te stesso, senza che ciò che viene dall'esterno la scalfisca. Similmente nelle filosofie ellenistiche ci sono sempre dei tratti che venivano avvertiti rispetto al senso comune come profondamente paradossali. Epicuro, per esempio, afferma che la felicità è la cosa più facile del mondo, basta solo rendersi conto di cos'è, accontentarsi. Essere paghi di ciò che è essenziale ci rende davvero felici. Quindi la felicità è a portata di mano di tutti, il che è discretamente paradossale se pensiamo che in effetti di solito la gente non è felice, e quindi l'affermazione epicurea che la felicità è assolutamente alla portata di tutti, evidentemente non può non suonare paradossale. La filosofia stoica presenta anch'essa importanti paradossi. Per gli stoici esiste una dicotomia radicale, una scissione radicale fra i saggi e i non saggi. I non saggi, i fauloi, sono pazzi, stolti. La cosa paradossale è che non ci sono vie intermedie. Così come quando uno è sotto il pelo dell'acqua, che sia sotto di pochi centimetri o di molti metri, non fa la differenza, annega, così se uno non accede alla saggezza, sia distante dalla saggezza o prossimo alla saggezza, non fa nessuna differenza, resta sempre uno stolto e una folle. A questi aspetti paradossali dell'etica stoica se ne aggiungono altri che paradossali sono per gli antichi, non per noi. Per esempio, suonava estremamente paradossale alle orecchie dell'uomo antico l'affermazione stoica dell'uguaglianza naturale di tutti gli uomini. La schiavitù è un'istituzione che si fonda sulla malvagità degli uomini. L'uomo, nella sua profonda natura, è uguale ad ogni altro uomo, e quindi solo la malvagità degli uomini pone differenze radicali e profonde fra gli uomini. Ma ci
ciò che, se vogliamo parlare di paradossi nel senso di rivelazioni di una verità davvero inaudita e sconcertante, è il cristianesimo a farla da padrone, nel senso che già nel mondo antico propone delle verità che suonano radicalmente paradossali. Se leggiamo il Vangelo, non possiamo non ricavarne la fortissima impressione di una estrema paradossalità nel senso etimologico, di un urto profondo contro la doxa, l'opinione dei più, l'opinione radicata. Potremmo, come dire, soffermarci su un gran numero di citazioni. Il discorso della montagna, il discorso delle beatitudini è radicalmente paradossale. E quando, per fare solo un esempio, e se ne potrebbero fare molti altri, beati i miti, beati voi quando vi perseguiteranno e diranno ogni menzogna di voi, rallegratevi ed esultate. Quando San Paolo, volle cercare di portare l'Evangelion, quindi la buona novella, nel mondo greco, andando ad Atene, la culla della filosofia e della sapienza greca, parlò nell'Areopago con i sapienti del tempo che lo ascoltarono fino ad un certo punto, così arriviamo anche agli angeli musicanti. Lo ascoltarono finché lui parlò di resurrezione dei morti, resurrezione della carne, cioè quando lui disse i salvati, i redenti saranno chiamati a risorgere in Gesù Cristo e tutti risorgeremo con questa carne e con queste ossa, i sapienti ateniesi lo guardarono con un'aria un po' sconcertata e un po' supponente, gli dissero: vabbè, ti ascolteremo un'altra volta. E questo sembra dire che alle orecchie della sapienza greca il paradosso più paradossale del Vangelo è quest'idea della resurrezione, non della generica conservazione di una dimensione spirituale, che nel pensiero greco pure esiste, l'anima platonica è immortale in quanto immateriale, ma l'idea cristiana che si risorga con l'interezza del proprio essere, quindi non solo con la dimensione dello spirito, ma anche con quella della corporeità. E questo suona estremamente paradossale perché viola un'idea profondamente radicata nel mondo antico, ma non solo, cioè l'idea della ciclicità della vita, che la vita sia ciclo, e instaura invece un'idea davvero inaudita nel senso etimologico del termine, di non ancora mai udita, cioè l'idea che la vita possa essere qualche cosa di lineare, cioè proiettato verso una eternità senza l'idea del ciclo e del ritorno. Quest'idea che le verità evangeliche siano profondamente paradossali è un'idea che nella storia del cristianesimo talvolta si è proposta clamorosamente, altre volte è stata invece messa molto in sordina, nel tentativo di segno contrario di sottolineare la convergenza, l'armonia fra fede e ragione. E si ricorda di solito nel mondo antico come sostenitore della prima posizione, la posizione della radicale paradossalità del cristianesimo, quel tale Tertulliano famoso per il credo quia absurdum, cioè credo in quanto assurdo, quindi non mi ci metto neanche a provare che le verità di fede abbiano una qualche loro ragionevolezza. Dico che io credo alle verità di fede proprio in quanto sono assurde. Ora, l'absurdum suona molto simile al paradossale, quindi proprio perché sono paradossali, proprio perché sono inaudite, proprio perché sono contro non la logica astrattamente presa, ma l'opinio communis, allora, proprio per questo credo. Una posizione che arriva molti secoli dopo, fino al grande filosofo danese Søren Kierkegaard, che affermava che la cifra del cristianesimo è la paradossalità, cioè le verità cristiane sono verità per loro natura profondamente ripugnanti, cioè in opposizione
antitetica rispetto a ragione e buon senso, in particolare secondo Kierkegaard, ciò che il paradosso generatore del discorso di fede è che un uomo che si presenta nelle vesti di servo parla come un Dio. Quindi anche i contemporanei che poterono vedere Gesù non videro, come dire, la gloria, la doxa nel senso della gloria, e quindi non videro un essere che manifestamente mostrava qualcosa di trascendente e divino, ma videro una persona umile che si mostrava nelle vesti di servo e parlava però come figlio di Dio. E questo, secondo Kierkegaard, è il paradosso costitutivo della fede. Per arrivare al nostro secolo, cito un grande teologo protestante, Karl Barth, che commentando la Roma in Briefe, la lettera di San Paolo ai Romani, resta su questa lunghezza d'onda e ammonisce che tutti coloro che in qualche modo vogliono trovare elementi di plausibilità, ragionevolezza nel discorso evangelico sono interamente fuori strada, perché la distanza fra l'uomo e Dio è e resta infinita, e non ho il tempo per dimostrarvelo, ogni qualvolta c'è di mezzo l'infinito, lì c'è di mezzo il paradosso, lo sanno bene anche i matematici. Per tornare a San Paolo e chiudere, le famose espressioni paoline, ciò che è saggezza agli occhi degli uomini è stoltezza agli occhi di Dio, e ciò che è stoltezza agli occhi di Dio è saggezza agli occhi degli uomini, sintetizza bene questo discorso. Sull'altro versante c'è invece un paradosso diverso, un paradosso che ti segnala un errore profondo. In genere questo paradosso va ad ancorarsi al terreno più, diciamo così, cristallino e freddo della logica. E fin dal mondo antico questo tipo di paradosso era il più frequentato, proprio perché c'era l'idea che il paradosso, la contraddizione nella quale ti imbatti seguendo un certo percorso, ti segnala chiaramente che le premesse dalle quali sei partito sono premesse erronee. Il primo forse che ha costruito questo tipo di paradossi è stato il famoso Zenone di Elea, celeberrimo per i suoi paradossi, fra cui Achille e la tartaruga, e quello forse più conosciuto. Se Achille deve competere in una gara di velocità con una tartaruga, concediamo che alla tartaruga sia dato un po' di vantaggio, visto che è notoriamente più lenta. Facciamo partire la gara. Se lo spazio di vantaggio della tartaruga è S, Achille dovrà percorrere questo spazio in un certo tempo. In quel tempo la tartaruga si sarà mossa, anche se di poco, e allora non sarà più nel punto, ma sarà un po' più avanti. Allora Achille dovrà percorrere un altro spazio, molto più piccolo, ma comunque un altro spazio, chiamiamolo S con 1, e in quel tempo la tartaruga si sarà ancora mossa, e quindi quando Achille avrà percorso S con 1, la tartaruga sarà un pochino più avanti, e allora Achille dovrà percorrere lo spazio S con 2, e così via all'infinito. Dunque, conclude Zenone, Achille non raggiungerà mai la tartaruga. E questo è del tutto paradossale, perché la gente, se vogliamo davvero, Achille non lo può risuscitare nessuno, ma se vogliamo davvero mettere in pratica questa gara, vedremo che in realtà una qualunque persona, anche solo camminando, supera la tartaruga. Dunque, qui c'è un cozzo fra la ragione e i sensi, il che secondo Zenone doveva andare a segnalarci il profondo errore del dar retta ai sensi, perché poi da buon greco Zenone dice: se c'è un conflitto fra i sensi e la ragione, dà retta alla ragione e non ai sensi. Quindi il paradosso come rivelatore di un errore profondo: noi diamo credito ai sensi in maniera troppo avventata,
In realtà, da buon discepolo di Parmenide, Zenone voleva dimostrare che il divenire, ciò che i sensi ci testimoniano, è del tutto illusorio. Ma per uscire un attimo dalla filosofia che fa venire il mal di testa, vi voglio raccontare la cosa più paradossale, a mio avviso, che la cultura greca abbia elaborato. Qualcosa che è stato elaborato proprio per riflettere sulla natura inquietante del paradosso e sull'errore profondo che il paradosso ci può mostrare. È una tragedia, la tragedia dell'Edipo Re. Le tragedie furono scritte per far riflettere su qualche cosa di molto profondo relativo alla natura degli uomini, alla natura degli dèi, e quindi non erano semplicemente degli spettacoli. Vi devo raccontare, sintetizzando il più possibile, la trama di questa tragedia per capire il profondo paradosso che essa ci mostra. Edipo nasce dalla regina e dal re di Tebe, i quali però, da una profezia, hanno saputo che il loro figlio, Edipo appunto, avrebbe ucciso il padre e sposato la madre, quindi pensano bene di sbarazzarsene, affidano il neonato ad un servo perché lo esponga alla morte su un monte. Costui, impietosito, si loda a un suo conoscente che è servo presso il re e la regina di Corinto, così questo bambinello finisce per essere adottato dal re e dalla regina di Corinto. Cresce nella famiglia reale e quando è ragazzo, durante un gioco, litiga con un altro ragazzo che viveva a corte, costui gli dà del bastardo, cioè del figlio illegittimo, il che inquieta molto Edipo, ma io di chi sono figlio? Il re e la regina di Corinto mentono dicendo sei nostro figlio. Edipo, non convinto, va a chiedere lumi sulla sua condizione all'oracolo di Delfi, quello stesso oracolo che aveva parlato ai suoi veri genitori. L'oracolo non gli dà una risposta sui suoi genitori, gli dice: tu sei destinato a uccidere tuo padre e sposare tua madre. Al che Edipo, convinto che l'oracolo stia parlando del re e della regina di Corinto, decide di non tornare più a Corinto perché non vuole proprio uccidere il padre e sposare la madre, e quindi va in direzione contraria, cioè va verso Tebe. Si imbatte nel re Laio, il suo vero padre, e per una banale questione di precedenza lo uccide. Quando giunge a Tebe, poi, avendo egli, grazie alla, avendo risolto l'indovinello della Sfinge e avendo liberato Tebe dalla Sfinge, Laio stava appunto andando a chiedere all'oracolo di Delfi come ci si poteva sbarazzare di questo mostro, Edipo, riesce quindi a, stornare questa minaccia da Tebe. E come premio viene incoronato re di Tebe sposando la regina vedova, che lui non lo sa, è sua madre. Poi lo verrà a sapere per un insieme di circostanze molto complicate. Ma questa trama è uno dei paradossi più incredibili che l'immaginazione umana abbia mai elaborato. Perché se ci fate caso, se uno si domanda come mai siano accaduti tutti questi eventi tragici, la risposta è che la profezia si è avverata proprio perché c'erano persone che hanno fatto di tutto per disattenderla, per vanificarla. Se Laio e Giocasta avessero accettato questa profezia, non sarebbe accaduto nulla. Se Edipo stesso avesse accettato questa profezia, non sarebbe accaduto nulla. E questo è proprio, direi, una specie di archetipo del paradosso. Più noi cerchiamo di andare in una direzione e più ci ritroviamo in ci ritroviamo laddove non penseremmo mai di poter essere condotti. Più ci allontaniamo da qualcosa che vogliamo temere o che temiamo o che vogliamo stornare da noi, e più ci ritroviamo proprio
in quella situazione. Direi che questo è proprio archetipico come paradosso. Ora, l'aspetto più inquietante è: ma che cosa rivela questo paradosso? Di cosa parla questo paradosso? Banalmente, l'evento tragico qual radice ha? Sta parlando della ibris dell'uomo, cioè di Edipo tracotante, che è tracotante per quello che vi ho raccontato e per un sacco di altre cose, per cui potrebbe anche non venire mai a sapere che Laio e Giocasta sono suo padre e sua madre, ma si intestardisce a saperlo contro tutti quelli che gli dicono lascia perdere, e alla fine scopre la tragica verità. È di questo che stiamo parlando. L'errore profondo è la hubris dell'uomo, la sua arroganza, la sua tracotanza, il suo voler in qualche modo sottrarsi al destino. O stiamo parlando di un gioco beffardo della divinità tramato ai danni dell'uomo? Perché per l'uomo greco non c'è niente di scandaloso a sospettare che la divinità possa essere malvagia e beffarda. Di quale male profondo stiamo parlando non è chiaro, ma questo paradosso, questa vicenda profondamente paradossale, ci apre uno scenario inquietante sulla natura dell'uomo e sulla natura degli dèi. In altri casi, invece, abbiamo dei paradossi che ci fanno in qualche modo entrare pienamente nel cristallino e un po', diciamo così, difficile, difficoltoso mondo della logica. Gli antichi, già nel mondo antico, si scoprono una serie di paradossi che hanno una straordinaria valenza logica. Li amano molto i sofisti, che amano costruire situazioni paradossali nel senso di indecidibili, anche un po' in polemica con i filosofi, un po' come dire: voi filosofi vi proponete come i professionisti del logos, o comunque diciamo coloro che hanno l'appannaggio e la prerogativa del logos, noi vi dimostriamo che la vostra ragione ci conduce a delle situazioni dalle quali non riesce ad uscire. Ci sono alcuni paradossi che sono abbastanza celebri, penso li abbiate già sentiti. I due più famosi erano quelli del coccodrillo e quelli dell'avvocato. Se un coccodrillo cattura il figlio di una madre e, impietosito dal suo pianto, le dice: facciamo così, io ti restituisco il figlio se tu indovinerai ciò che farò, e la madre dice al coccodrillo: tu non mi restituirai il figlio. Abbiamo una classica situazione indecidibile, perché se la madre ha detto la verità, ha diritto a riavere il figlio, ma se ha detto la verità, vuol dire che il coccodrillo non restituirà il figlio, e viceversa. Così come si racconta del grande sofista Protagora, che insegnava l'eloquenza, e un suo discepolo che voleva fare l'avvocato porta a termine il corso di preparazione, e Protagora era tanto sicuro di sé che disse a questo discepolo: facciamo così, sono tanto sicuro di averti preparato bene che se tu non vincerai la prima causa, non mi dovrai nulla, quindi mi pagherai solo se vincerai la prima causa che affronterai in tribunale. Dopodiché il giovane aspirante avvocato decide di fare tutt'altro nella vita, e Protagora lo cita in causa. Ma come? Avevamo questo accordo e tu ti sottrai all'accordo evitando di discutere cause in tribunale? Al che il giovane dice: ma io evidentemente non ho vinto la prima causa e quindi non ti debbo nulla. E se poi tu mi chiamassi in causa e vincessi la causa contro di me, mi faresti perdere la prima causa e quindi ugualmente non ti debbo nulla. Evidentemente però Protagora può dire le cose a rovescio, nel senso che appunto dice: se io ti chiamo in causa e se vinco la causa, tu mi devi i soldi.
Ecco, questa cosa qua in realtà cela una difficoltà logica di grande spessore. Se ne accorsero fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Nell'Ottocento il grande matematico Georg Cantor elaborò la teoria degli insiemi, che qualche decennio fa è entrata anche nelle scuole primarie. Io ho fatto la scuola primaria senza la teoria degli insiemi, poi è entrata in maniera dirompente perché si pensava e si pensa ancora che l'insiemistica costituisce un ottimo esercizio logico, ma la teoria degli insiemi di Cantor conteneva un grosso baco, diremmo noi, che viene evidenziato dal paradosso del grande matematico logico inglese Bertrand Russell. Adesso, se ve lo dico, vi prende un po' male, ma la cosa suonerebbe così. Domanda: l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi come sottoinsieme contiene se stesso come sottoinsieme? Ecco, ovviamente fidatevi che queste parole non sono una filastrocca priva di senso, ma costituiscono un problema logico di primaria importanza, perché la risposta è se sì no e se no sì. Se l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi come sottoinsieme contiene se stesso come sottoinsieme, non è più l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi come sottoinsieme. E viceversa, se l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi come sottoinsieme non contiene se stesso come sottoinsieme, allora non è più. Quindi questo tipo di paradosso e contraddizione impose una revisione dell'intera struttura logica della teoria degli insiemi. Ma più in generale c'è un denominatore comune a tutte queste, a questi paradossi. Nascono paradossi quando il discorso in qualche modo diventa riflessivo, e questo lo potete capire dall'esempio più semplice, più antico e più chiaro di questo tipo di paradossi. Lo troviamo in San Paolo, e non chiedetemi perché, c'è anche quello in San Paolo. Epimenide Cretese dice: tutti i cretesi sono bugiardi. Ecco, se dice la verità mente, e se mente dice la verità. Se vogliamo proprio ridurlo all'osso, potrei anche dire: io sto mentendo. Se mento dico la verità, e se dico la verità mento. Ogni volta che il discorso diventa riflessivo, vado a finire in questa impasse di proposizioni indecidibili, per cui la verità implica la falsità e la falsità implica la verità. Questo tipo di paradossi ha costituito un contributo fondamentale alla storia della logica, e più in generale ha fatto capire che, rimanendo dentro un universo di discorso, io non ho tutti gli strumenti per poter decidere della verità e della falsità di tutte le proposizioni, cioè per poter decidere della verità o della falsità di tutte le proposizioni che possono stare dentro un universo di discorso, devo uscirne e attingere ad un universo più ampio. Anche questa cosa capisco che sia, come dicevano una volta, un durus sermo, un discorso un po' difficile, ma ve lo propongo per farvi capire come i paradossi non sono solamente, diciamo così, delle curiosità, dei giochi a livello mentale, ma costituiscono uno dei temi più affascinanti della storia della logica. Un altro paradosso, ma in questo caso non parliamo più di logica stricto sensu, ma più in generale di filosofia, comunque un altro paradosso che appartiene a questa famiglia del paradosso che rivela l'errore, è il anch'esso celeberrimo paradosso dell'asino di Buridano. Buridano era un filosofo della scolastica del secolo XIV, il quale propose questa situazione: se un asino si trova di fronte a due mucchi di fieno che sono assolutamente identici, con quale criterio mai sceglierà
di attingere all'uno o all'altro. Non ci sarà alcun elemento, perché i due mucchi di fieno sono assolutamente identici, per cui si nutra dell'uno piuttosto che dell'altro. Dunque rimarrà nell'indecisione e morirà di fame. Ovviamente questo è un paradosso un po' particolare, perché certamente uno dice, ma guarda che poi l'asino alla fine mangia, magari li mangia tutte e due in effetti. Però dietro questo paradosso c'era una disputa filosofica medievale molto importante sul primato della volontà o dell'intelletto. Cioè, quando noi agiamo e decidiamo, ciò che in ultima istanza ci fa agire e decidere di fronte alle opzioni che si aprono alla nostra scelta, è l'intelletto o è la volontà? Se è l'intelletto, vuol dire che comunque in ultima istanza vi deve essere una ragione, una motivazione razionale per cui facciamo una cosa piuttosto che l'altra. Questo è un po' socratico, no? Quindi alla fine uno... c'è sempre una qualche forma di ragionamento come elemento decisivo della nostra scelta, ma se così fosse, l'asino di Buridano morirebbe. O se non volete, mi volete dire che un asino non ragiona, una persona posta nella situazione simile a quella dell'asino non sceglierebbe. Allora il paradosso ci indica l'errore di considerare l'intelletto superiore alla volontà. La volontà sceglie anche indipendentemente dall'esistenza di qualsivoglia elemento di carattere razionale. Quindi questo paradosso vuole andare a confermare la tesi della superiorità della volontà rispetto all'intelletto. Più in generale, ecco, e chiudo con questa, diciamo, parte un po' più ostica e filosofica, spesso i filosofi utilizzano i paradossi per segnalare un errore di fondo. Cito il grande e grandissimo Kant, forse qualcuno a memoria delle frequentazioni liceali della dottrina delle antinomie kantiane. Secondo Kant, quando ci poniamo alcuni interrogativi, per esempio, l'universo ha o non ha origine nel tempo, ha o non ha limiti nello spazio, noi finiamo per cadere in antinomie, cioè con argomentazioni equipollenti di pari valore possiamo dimostrare una tesi ma anche l'antitesi, cioè l'universo ha origine nello spazio e nel tempo, tesi, oppure non ce l'ha, antitesi, il che secondo Kant ci segnala che, come dicono popolarmente, come si dice popolarmente, il difetto è nel manico, cioè il problema è nella domanda che non può trovare risposta, perché questa domanda supera i limiti della conoscenza umana. Quindi andare a incorrere in queste impasse ci segnala che stiamo percorrendo un cammino che trascende le possibilità conoscitive dell'uomo, e quindi l'indecisione nella quale ci troviamo alla fine, lo smarrimento, segnala l'errore di fondo di avere intrapreso questo cammino. Ma, e siamo a tre, se consideriamo la filosofia dell'Ottocento e del Novecento, cambiano completamente le carte in tavola. Il paradosso diventa qualcosa di molto più familiare. Comincia a nascere l'idea che il paradosso abbia la sua radice non in un errore, in una cecità, ma nella natura stessa dell'uomo. E quindi comincia a nascere l'idea che se la nostra realtà è segnata da paradossi, in realtà il paradosso non è qualcosa che ci può segnalare una verità o un errore, è semplicemente l'espressione di quello che siamo. Forse il filosofo che prima di tutti gli altri e più di tutti gli altri ha sottolineato questa cosa è stato Arthur Schopenhauer, grande filosofo dell'Ottocento molto noto, che presenta la realtà umana come radicalmente paradossale. Noi siamo agiti, determinati, posseduti da una volontà di vivere, rispetto alla quale siamo come dei burattini manipolati, volontà di vivere che rende la nostra vita
dolore, la vita è costitutivamente dolore in tutti i suoi aspetti, ma di questa cosa non ci rendiamo conto, per cui finiamo ridicolmente, per cadere in una serie di situazioni paradossali. La più nota è questa: Schopenhauer afferma, ma in fondo a voler ben vedere, qualche bene nella vita dell'uomo c'è. La libertà è un bene, la giovinezza è un bene, la salute è un bene, solo che paradossalmente uno se ne rende conto solo quando non le ha più, il che è una espressione chiara, ma non unica, della totale paradossalità dell'essere umano. Schopenhauer è famoso anche per una serie di paradossi, per esempio aver affermato che il nostro modo di considerare il mondo animale, partendo da una presunta superiorità, è del tutto infondato. L'animale non è crudele, l'uomo lo è. Schopenhauer riprende alcune considerazioni già fatte dal grande filosofo francese Montaigne nel Cinquecento. Siamo talmente abituati a pensarci superiori agli animali che non ci rendiamo conto che questa superiorità è solo una presunzione frutto della nostra arroganza. E Schopenhauer è stato il primo a sottolineare questa profonda paradossalità della condizione umana. Se accediamo al Novecento, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, nel senso che, cito proprio a volo di drone qualche esempio, le filosofie della paradossalità, qualche volta si dice dell'assurdo, lo stesso teatro dell'assurdo, in fondo dovrebbe essere chiamato un teatro del paradosso. Sono molte e sono importanti. Viene in mente, per esempio, un tale Sartre, il quale definisce l'uomo passione inutile, nel senso che l'esistenzialismo è la riflessione che vuole chiarificare quella che è la natura profonda dell'esistenza. Ma chiarificando la natura profonda dell'esistenza, vengono fuori alcune cose molto paradossali. Prima di tutto che l'uomo è nel mondo come in una realtà che gli è totalmente estranea. Il tema del celebre romanzo filosofico La nausea è proprio questo. L'uomo è progetto d'ordine, il mondo è caos, l'uomo è bisogno di valore, il mondo non ha valore. E quindi il mondo è una dimensione radicalmente estranea all'uomo. E l'essere nel mondo, se colto nella sua assurdità, ci rende autentici e quindi nauseati. La maggior parte degli uomini, peraltro, non è affatto nauseata del mondo, anzi lo trova molto interessante, molto intrigante. Autenticità, inautenticità, la chiarezza filosofica desolante, l'ottundimento dell'uomo comune, ipocrita e contento di sé. Ah, cosa hai fatto? Hai distinto l'umanità in una aristocrazia dei pochi che sanno sostenere l'assurdità dell'esistere contro la maggioranza che invece questa cosa non la vede perché non la vuol vedere. Stai facendo questo? No, dice Sartre, ma alla fine della fiera tutte le posizioni sono sullo stesso piano. Che tu sia Napoleone, che sia un barbone, che sia un ipocrita, cieco, compiaciuto della tua esistenza o che appartenga all'intelligenza filosofica, non c'è differenza di valore. L'uomo è una passione inutile, cioè non esiste, per così dire, un'oggettiva differenza di valore fra l'autentico e l'inautentico. Stesso discorso di Martin Heidegger, anche lui in Essere e Tempo, cantore dell'autenticità, cantore dell'essere davvero autenticamente se stessi e scegliere a partire da sé e non dal si dice, dall'equivoco, dalla chiacchiera, dalla dispersione mondana. Cosa sta facendo Heidegger? La distinzione fra una umanità elitaria, coloro che davvero sanno essere all'altezza della consapevolezza di ciò che sono e scelgono a partire da se stessi contro la massa dispersa e totalmente assorbita nell'anonimato del si dice, si fa. No, perché poi alla fine per Heidegger sono due possibilità esistenziali. L'una non vale più dell'altra, il che evidentemente suona non poco paradossale, ma questo paradosso ha un fondamento in rebus. Se molta parte della filosofia
del Novecento parte dall'idea che non esiste un valore intrinseco oggettivo, ma che tutto quello che valutiamo ha un suo fondamento nell'uomo, sulla base di che cosa tu puoi stabilire un'oggettività di valore nell'autenticità rispetto alla non autenticità. Ci sono filosofi come il grandissimo Wittgenstein che giungono a dire cose ancora più paradossali, del tipo che la filosofia serve a farci, ad abituarci a non aver bisogno della filosofia. Wittgenstein diceva: la filosofia ci deve condurre al punto in cui capiamo che tutti i problemi filosofici non hanno senso. Il che è forse la cosa più paradossale che si possa pensare nella filosofia e della filosofia, perché secondo Wittgenstein il senso dell'esistenza e i problemi filosofici non sono qualcosa che trovi una sua soluzione pensando, ma solamente vivendo, e quindi ogni problema filosofico nasce da un fraintendimento, da un equivoco, da una specie di crampo del pensiero. E quindi quando noi parliamo di problemi filosofici parliamo di cose di cui dovremmo invece tacere, di qui la celeberrima affermazione: di tutto ciò di cui non possiamo parlare dobbiamo tacere. E quindi Wittgenstein presenta la sua filosofia come, diciamo così, l'epilogo della filosofia. Di paradossi dunque si è ampiamente occupata la filosofia dei paradossi della condizione umana, ma nel Novecento anche le scienze umane e in particolare la psicologia hanno messo a tema il paradosso nei suoi diversi aspetti. In particolare c'è una scuola psicologica che negli Stati Uniti ebbe una affermazione importante. A partire dagli anni 50-60, la scuola di Palo Alto, legata alla teoria della pragmatica della comunicazione, che riflette sul tema della comunicazione e sui paradossi della comunicazione. Gli esponenti della scuola di Palo Alto, come Václavic, Jackson, Bivin, sottolineano che nella comunicazione si possono innestare delle dinamiche paradossali che possiamo riscontrare quotidianamente e che però possono essere pericolose, possono essere patologiche, generare disturbi comunicativi e anche, in senso più ampio, disturbi psicologici. Il paradosso comunicativo è una situazione nella quale una persona comunica ad un'altra persona qualche cosa che mette l'altra persona in qualche modo in trappola, la mette di fronte ad un doppio vincolo. Qualunque sia la risposta dell'altra persona, questa risposta sarà dunque sbagliata. Quindi si ha un paradosso comunicativo quando una persona in qualche modo intrappola l'altra persona dentro una situazione comunicativa per cui la risposta dell'altra persona è sempre una risposta sbagliata. Nei paradossi comunicativi c'è una contraddizione comunicativa per cui si chiede qualcosa, ma si chiede anche qualcosa che è in antitesi con quanto richiesto. Dunque, nella contraddizione comunicativa, vi è la ragione per cui qualunque risposta è sbagliata. Facendo qualche esempio, si può capire in maniera più chiara questo aspetto molto interessante. I paradossi comunicativi sono quelli in cui ci sono elementi contraddittori. Chiedere ad un'altra persona, per esempio, per favore rilassati, stai calma, è un esempio banale, quotidiano, ma anche eccellente di paradosso comunicativo. Una persona può calmarsi, può rilassarsi solo in virtù di spontaneità. Ordinare ad una persona qualche cosa che può essere frutto solo della spontaneità è assolutamente paradossale. Eppure, quante volte capita nelle diverse situazioni della quotidianità,
che una persona rivolga ad un'altra con tono anche discretamente imperioso questo invito: si calmi, stia calma. Evidentemente questo tipo di comunicazione tutto può sortire fuorché appunto un effetto di tranquillizzazione. Lo schema di questo tipo di paradossi è mettere insieme elementi del tutto contraddittori. Ciò che è frutto di spontaneità, ciò che può essere frutto di imposizione. Nelle conseguenze, nelle situazioni più impegnative, questo può tradursi in imperativi del tipo tu mi devi amare, che evidentemente rappresenta il massimo della paradossalità, imporre ad un'altra persona qualche cosa che può essere frutto solo di una assoluta spontaneità, un sentimento. Ma più in generale, ogni qualvolta noi chiediamo alle altre persone sentimenti, emozioni, cosa che in effetti non può essere chiesta, esigita, ma è frutto della spontaneità, entriamo dentro questa comunicazione a doppio vincolo, comunicazione paradossale che mette in scacco l'altra persona, con delle conseguenze che talora possono essere anche molto pesanti sull'equilibrio psicofisico della persona. I paradossi comunicativi non riguardano solamente questo schema: ti chiedo due cose contraddittorie contemporaneamente, riguardano anche uno schema diverso. La comunicazione, sottolineano gli studiosi di Palo Alto, non è solamente comunicazione verbale, comunicazione che usa il registro di tipo digitale, ma è anche comunicazione che usa registri analogici, quindi usa registri paraverbali e non verbali, tono della voce, espressione del volto, gestualità e quant'altro. Ora, la comunicazione paradossale può innestarsi proprio dentro questa differenza di registri. Io posso comunicare qualche cosa a parole e comunicare qualche cosa di assolutamente antitetico con il tono della voce, con gli atteggiamenti, con l'espressione. E anche questo è paradosso comunicativo. Ci può essere la madre che dice al bambino: tu sei tutta la mia vita, quindi usa parole per esprimere un forte sentimento di amore, ma che con il tono della voce, lo sguardo, l'espressione, più in generale il suo comportamento, comunica qualche cosa di assolutamente antitetico, distanza, freddezza. Ora, secondo gli studiosi della scuola di Palo Alto, il paradosso comunicativo è tutt'altro che raro, è qualcosa che si trova spesso nelle famiglie e che, quando diventa sistematico, può avere dei danni importanti nello sviluppo psicologico della persona. Nei casi più gravi può essere una delle matrici importanti della schizofrenia. Uno degli aspetti più tipici della schizofrenia è una serie di comportamenti e comunicazioni del tutto paradossali. Ma secondo la tesi della scuola di Palo Alto, la schizofrenia è una formazione difensiva, cioè se ci sono dei soggetti che fin da bambini sono abituati a vivere in un mondo paradossale, perché chi comunica con loro li mette di fronte ad una comunicazione paradossale, i bambini crescono imparando che l'unico modo per difendersi in un mondo paradossale è sviluppare comportamenti e comunicazioni assolutamente paradossali. Dicevo, la condizione postmoderna ci ha assuefatto ai paradossi e li abbiamo tutti intorno. E qui non parlo più della filosofia, parlo della realtà. Li abbiamo tutti intorno, non ci inquietano più. Ogni tanto, sì, un pochino di inquietudine ci può venire,
ma abbiamo perso la sensibilità degli antichi o dei secoli passati, per cui un paradosso è uno scandalo che in qualche maniera ti deve portare ad una risoluzione. Siamo abbastanza disposti a convivere con i paradossi e mi ero proposto di chiudere e lo faccio indicandone alcuni rispetto ai quali ti domandi, ma allora davvero che cos'è l'uomo? Una realtà profondamente paradossale, mi veniva in mente, per esempio, il fatto che l'essere umano ha costruito un sistema economico che rende l'essere umano sempre più irrilevante. So che sto per dire una cosa abbastanza forte, ma fra qualche decennio saremo 10 miliardi. Cosa ci facciamo 10 miliardi di persone sulla Terra? Dal punto di vista economico non serviamo a niente. Voi direte, ma per fortuna, sperabilmente, auspichiamo, incrociamo le dita, ci sarà qualcuno che appunto vorrà dire che l'essere umano non va pensato solo nella sua rilevanza economica. Sì, appunto, ma visto lo spirito dei tempi, non sarei troppo sicuro di questa cosa. La nostra intelligenza ha costruito l'intelligenza artificiale, stiamo esternalizzando l'intelligenza, nel senso che ci stiamo affidando ad un sistema, frutto della nostra intelligenza, sempre più deputato a scegliere per noi. Finiremo per essere governati dagli algoritmi, come mi è accaduto di dire un'altra volta in questa sede. È rassicurante il fatto che noi viviamo in un sistema circondati da dispositivi che rendono la nostra vita sempre più sicura, questo senza dubbio è innegabile, ma nello stesso tempo questo sistema che in maniera sempre più capillare e sofisticata rende la nostra vita sempre più sicura è un sistema sempre più fragile. Un evento inaspettato di tipo catastrofico, quello che gli economisti chiamerebbero il cigno nero, ci esporrebbe a una catastrofe di dimensioni impensabili. Non so, una tempesta magnetica di proporzioni inusitate che mettesse fuori gioco il sistema della generazione e trasmissione elettrica ci costringerebbe a vivere senza energia elettrica almeno per un bel po'. Cosa faremmo noi senza energia elettrica? Un megastato. Qualche 19 anni fa si temeva il millennium bug, no? Si pensava che con la transizione del millennio tutti gli elaboratori elettronici sarebbero andati in stallo per un baco presente fin dall'origine. Probabilmente non c'era nessun baco, ma c'era magari qualche interesse o qualche revisione. Ma che si possa andare incontro a situazioni nelle quali per errore di programmazione succedono cose discretamente catastrofiche in quell'intelligenza artificiale che governerà sempre di più le cose, l'internet delle cose, è la frontiera che noi stiamo valicando. Gli oggetti comuni che ci troviamo a casa saranno in futuro governati da software e da internet. Senza considerare tutte le nostre paure sul ci controllano, che secondo me è l'ultima delle paure che abbiamo, dobbiamo avere se ci controllano, che ci controllino alla fine, se mi mandano tutte le pubblicità che sanno che mi possono interessare, perché non so, vedo sempre i video di musica d'organo, quindi vedo comparire organi da tutte le parti e che me li mandino e che sarà mai, ma questo forse è l'ultimo dei problemi. Il problema è che l'intelligenza artificiale, come tutte le cose prodotte dall'uomo, non è infallibile. E se succede qualcosa che a cascata genera una serie di blocchi, siamo davvero in una situazione di fragilità. Siccome insegno a scuola, voglio chiudere con il paradosso pedagogico. Questa cosa qua penso che forse non l'avete mai considerata. Considerate una cosa, che viviamo in un'epoca in cui c'è grande attenzione normativa, culturale, grande sensibilità sui bambini e i loro diritti che sono appunto scritti, messi nero su bianco, tutelati, e quindi c'è grande sensibilità, e attenzione nei confronti dell'infanzia, della childhood, che poi è l'età che va da 0 a 18 anni. E questo ci sembra assolutamente
sacrosanto. Peccato che più di 30 anni fa c'è stato qualcuno che ha scritto il libro, Neil Postman, La scomparsa dell'infanzia. Lui voleva dire in questo libro che l'idea dell'infanzia che abbiamo costruito a partire dall'umanesimo rinascimento e poi in maniera più forte dal romanticismo, cioè l'infanzia come età protetta, che ha diritto a vivere in una sua propria dimensione, che è diversa dalla dimensione degli adulti, e quindi dal bambino piccolo adulto dei secoli passati, a un bambino che ha diritto a vivere la sua dimensione infantile. Ecco, peccato che quest'idea, dice Postman, è andata in pezzi. Cioè, la società multimediale, massmediale, la sta mandando in pezzi, perché i bambini non possono più sfuggire a tutto quello che del mondo gli buttiamo contro. Cioè, è impossibile che un bambino non si renda conto di quello che è il mondo, il che evidentemente rompe radicalmente l'idea dell'infanzia come età protetta, perché noi sotto tanti profili li potremmo pur proteggere, ma i bambini vedono, e quando Postman scriveva queste cose non c'era ancora internet, se ovviamente dovessimo considerare il discorso di internet, la tesi di Postman vale all'ennesima potenza. E allora abbiamo dei bambini che si vedono sbattere in faccia tutte le brutture del nostro mondo. A questo punto cosa stiamo facendo? Proteggiamo l'infanzia da una parte, paradossalmente dall'altra, facciamo nei confronti dell'infanzia una delle cose peggiori che si possano fare, cioè togliamo al bambino il diritto di essere bambino, perché il bambino si trova di fronte ad un mondo che è il nostro mondo, senza gli strumenti per capirlo e metabolizzarlo. Uso questo verbo terrificante, ma quando si parla di pedagogia ogni tanto vengono fuori queste parole un po' così. Il che davvero è un enorme paradosso, un paradosso dalle conseguenze non ancora ben calcolate e valutate, perché io che insegno e che sono anche, dovrei essere anche educatore, mi rendo conto che sta venendo meno una delle condizioni di possibilità fondamentali dell'educazione, cioè la fiducia, l'attendibilità, il patrimonio reputazionale dell'adulto, l'adulto come persona che merita fiducia. Ma se qualcuno andando su internet si rende conto, fin da quando è bambino o ragazzo, del mondo che è il nostro mondo, qual mai concetto potrà egli avere degli adulti? Li considererà persone autorevoli, certo potrà anche accadere, la generalizzazione è sempre impropria. Ma in linea di massima le nuove generazioni sono caratterizzate da una stima piuttosto bassa degli adulti, il che evidentemente pone gli adulti nell'enorme difficoltà di dover pensare come posso educare una persona che in me non ripone una grande stima. Fidatevi che io di queste cose mi sto accorgendo a scuola. Non è che stia avvenendo l'Apocalisse, per carità, se non fosse che esci dall'aula, a scuola quando entri dentro un'aula stai ancora bene, dopo esci ti inseguono con un miliardo di cose che ti fanno venire altro che il mal di testa. Però i segni di questa profonda paradossalità ci sono, e allora si parla non banalmente dell'aumento davvero incredibile di sindromi una volta adolescenziali o post-adolescenziali, depressione infantile, ansia, sindromi d'ansia, attacchi di panico, ma che hanno queste nuove generazioni? È solo perché sono un po' più viziate? È solo perché ci sono un po' di figli unici e meno fratelli? O non è anche perché essere bambini, essere ragazzi oggi è molto difficile? In un mondo nel quale non vivi più, ti dicono che hai tutto un recinto di protezioni che fanno di tutto per te, ma nello stesso tempo in realtà sei buttato nel mondo e sei costretto, senza gli strumenti della maturità, a confrontarti o comunque a avere nozione di cose rispetto alle quali appunto non hai strumenti di comprensione. Anche questo è un gran, bel, anzi
un gran brutto paradosso, ma forse non ci toglierà il sonno perché, a differenza degli antichi, noi viviamo in un'epoca in cui i paradossi costituiscono un ospite più o meno desiderato della nostra quotidianità. Per l'ennesima volta vi ringrazio.